Buongiorno, siamo con oggi con il vice sindaco di Bergamo, l'avvocato Sergio Gandhi. Siamo pronti a partire a parlare di PD, Partito Democratico. Sono in corso questo movimento nei circoli per scegliere un po'. Come andiamo a Bergamo innanzitutto? Come è noto, io sostengo la mozione Orlando. In questo momento i circoli che hanno votato, che sono solo una parte di quelli che lo faranno nei prossimi giorni, hanno registrato un consenso largo a favore della mozione di Renzi, superiore al 60%, un consenso per il nostro candidato intorno al 30% e alcuni punti percentuali tra l'1 e il 2% a favore di Emiliano. Vi aspettavate questo risultato su Ma io personalmente Orlando? ritenevo che fosse un dato abbastanza possibile. È ovvio che noi speriamo di poter andare ancora meglio nei prossimi giorni. Sappiamo che non è facile perché una larga parte del nostro partito, in termini di iscritti, si è orientato sul candidato, diciamo, di Stromartina, che è proprio bergamasco, e quindi sicuramente un fattore da tenere in considerazione. Ma noi cercheremo di recuperare il più possibile e comunque di andare ancora meglio alle primarie che saranno il 30 aprile. Perché c'è questa scelta del partito del PD di ha scelto Orlando e non Renzi? Tu perché hai Ah, io, scelto? ah io, io, io ho scelto Orlando perché per una ragione credo di coerenza con quello che ho sempre fatto in questi anni. Diciamo che dal mio punto di vista la conduzione del partito in questi anni non ha avuto quell'afflato unitario che mi sarei auspicato. E anche in occasione dell'Assemblea nazionale, da cui poi ha preso le mosse la secessione, io non ho visto da parte del segretario uscente tutta questa volontà di ricucire anche con chi era più critico. Capisco che sia difficile perché è difficile convivere con qualcuno che magari non ha la tua stessa sensibilità, però in certi casi chi ha ruolo di preminenza deve fare qualche sforzo in più. Io questo sforzo non l'ho visto. In questo momento vedo una mozione Renzi in cui le voci principali fanno la selezione di chi potrebbe essere l'alleato nel prossimo futuro. Qualcuno dice non deve essere l'area dei democratici progressisti che sono usciti dal PD, qualcuno storce il naso nei confronti di Alternativa Popolare. Il problema è che noi dobbiamo andare verso un'alleanza larga di centrosinistra, senza la quale in un sistema che si è orientato verso Il un maggioritario elemento no, del più proporzionale, scusa. proporzionale, è difficile portare a casa un risultato positivo. E se questa è la tendenza, io credo che sia complicato. Io ritengo che il nostro candidato sia in grado meglio di Renzi di unire sia dentro il PD che fuori dal PD. Tant'è vero che la nostra mozione si intitola con questa parola, unire. Quindi cercate più alleanze, insomma, anche per il futuro. Sì, siamo Più meno convinti di essere disponibili. autosufficienti. In questi anni è stata fatta anche una scelta nei confronti delle forze organizzate in campo economico e sociale, insomma, di non cercare necessariamente il dialogo. Per noi invece il rapporto con i territori e con i mondi che rappresentano la società sono essenziali, per cui quando si fanno le riforme ritengo sia utile il confronto e a volte anche accogliere le richieste che dalla società provengono, e io credo che anche questo profilo sia stato un po' trascurato durante gli ultimi governi di centrosinistra. E anche sotto questo profilo mi pare che le cose dette da Orlando vadano più nella direzione di riuscire a tessere meglio la tela nei confronti anche degli attori sociali che stanno attorno a La noi. politica che cosa rimprovera di più a Renzi? Ma io francamente ho qualche perplessità sulla riforma del mercato del lavoro. In alcuni casi si è spinto un po' troppo andando oltre le necessità. La legge Fornero era un buon punto d'equilibrio. Oggi alcuni profili andrebbero rivisti, soprattutto in materia di licenziamenti, questo è quello che penso. E in più c'è una grande confusione da ultimo sul tema dei voucher, perché si è passati da una pressoché assoluta liberalizzazione, salvo i limiti quantitativi, a una loro completa abolizione, che ha messo alcuni settori come il commercio, il turismo e anche le stesse famiglie che ricorrono ai voucher per le piccole incombenze domestiche in grave difficoltà. Forse è una cosa che andrebbe ripensata a breve. Io penso che anche sulla scuola dovremmo fare un'attenta riflessione, perché nel momento in cui si assumono quasi 90.000 persone, si genera il malcontento che la riforma della buona scuola ha suscitato, evidentemente qualche problema, quantomeno di comunicazione, si è manifestato. Infine, il tema della legalità. Io credo che gli ultimi passaggi parlamentari non abbiano giovato al PD, mi riferisco ai due casi che sono stati esaminati, in particolare al caso Minzolini, e penso sia proprio della sensibilità dei nostri iscritti e dei nostri elettori un'attenzione specifica al tema delle responsabilità individuali,
ovviamente senza rincorrere un inutile giustizialismo, ma l'affermazione delle responsabilità, soprattutto per chi ricopre ruoli di apicali o di rappresentanza istituzionale, sia fondamentale. Pensiamo a cosa sarebbe successo se una cosa simile fosse capitata nella nostra città. Saremmo stati i primi a fare un passo indietro, oppure i cittadini ci avrebbero rincorso per dirci in faccia quello che avrebbero pensato in quel caso. In certe situazioni invece quella che è l'assoluta anormalità diventa la normalità. Questo non può essere, soprattutto in un partito che fa appunto il principio di rispetto delle istituzioni, di legalità, un suo cavallo di battaglia. Sono ancora in corso le elezioni fino a domenica in questi circoli. Vi aspettate una rimonta, un po' una posizione un po' più alta per Orlando? Ma noi, io mi aspetto in particolare che le consultazioni e i confronti si svolgano con quella chiarezza e anche con quella correttezza che ho registrato personalmente laddove sono stato. C'è un clima tutto sommato positivo, ci si sente tutti come appartenenti alla medesima realtà, al medesimo partito. Io mi aspetto anche che, laddove anche si consolidasse la percentuale che ci viene attribuita intorno al 30 e rotti per cento, ci sia da qui in avanti il massimo rispetto verso quello che noi esprimiamo, perché sento circolare delle cose che mi convincono fino a un certo punto, si tende ad accreditare l'idea che il partito in quanto tale sia tutto dall'altra parte. Tutti noi siamo il partito, sia chi si profila essere la mozione di maggioranza, sia chi si profila essere la mozione di minoranza. Minoranza esprime delle sensibilità sue proprie che devono essere, secondo me, tenute in debita considerazione anche da chi magari avrà in mano l'amministrazione del partito, e mi dispiacerebbe sentire anche nel prossimo futuro espressioni tipo Orlando chi, cose già sentite nel passato. Mentre invece sono convinto che ci si possa confrontare anche duramente a tratti, ma mantenendo Vorrebbe sempre il che ci fosse rispetto questa delle persone e delle pluralità idee. del partito, insomma, Ma più io voci. credo molto in un partito plurale in cui le differenze non devono essere ricondotte per forza alla mozione di maggioranza per avere legittimazione, ma possono stare anche in maniera autonoma dentro il partito. In questo credo molto. Ed è una delle ragioni per le quali ho scelto Orlando. Orlando definisce nella sua mozione il partito come luogo non dell'omologazione, ma della conversazione tra ceti, identità culturali e rappresentanze diverse. Lo trovo un termine molto azzeccato. È il luogo del confronto dove si misura sulle idee, mantenendo ognuno la propria autonomia e il rispetto reciproco. Una cosa che ho visto un po' oscillare anche con qualche rischio negli ultimi tempi. Orlando, che vedevi in queste ore, ha avuto anche l'appoggio di Enrico Letta, l'ex premier, quindi un appoggio Sì, non poco. a me Una fa sentire sorpresa? ancora più a casa. No, nel senso che, diciamo una cosa nota, ma all'epoca della fondazione del PD io fui candidato nelle liste di Letta, non in quelle di Veltroni. Quindi io ho sempre guardato con grande interesse a Enrico Letta e a Pierluigi Bersani, che hanno sempre collaborato. Poi Bersani, nostro malgrado, ha fatto un'altra scelta che io non condivido per niente, perché chi se ne va ha sempre torto, usando anche dei toni a volte assolutamente inaccettabili, ma mi fa piacere che Letta abbia fatto questa scelta. Ha un profilo molto istituzionale, ha una storia molto chiara che parla anche per lui. Anche quest'altro luogo comune di voler dipingere la mozione Orlando come una mozione di reduci di un certo filone culturale viene smentita, perché mi pare che personalità di primo piano della politica italiana, direttamente o indirettamente, abbiano in qualche misura condiviso la scelta di Orlando. Mi riferisco al Presidente Emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, allo stesso Letta, e anche a Romano Prodi, che magari non ha detto direttamente come la pensa, ma mi pare che tanti dei suoi più stretti collaboratori si siano espressi in maniera chiara. C'è questa notizia che è uscita sabato anche al TG regionale che Gori potrebbe essere uno dei candidati, lo danno per molti candidati in Regione Lombardia. Pronto a sostenerlo? Beh, assolutamente sì, ho apprezzato le sue qualità in questi anni di lavoro comune. Ha spinto molto la nostra amministrazione a far bene, ovviamente per noi sarebbe un enorme problema se non ci fosse Giorgio qua, perché è una pendila fondamentale della nostra amministrazione. Io non so cosa deciderà e non so cosa deciderà il PD, spetta soprattutto a lui valutare quest'ipotesi. Qualsiasi cosa decida, noi lo sosterremo. La conseguenza è, se ne va Gori, lei è vice sindaco pronto a correre per Bergamo. Ma io ritengo questa ipotesi totalmente prematura. Sicuramente se. Fantapolitica? Beh, forse No. sì, forse sì. Se dovesse essere impegnato in una campagna elettorale, sicuramente gli darei una mano sul territorio. Il resto lo vedremo se e quando succederà. Beh, Mi piacerebbe però fare il sindaco di Bergamo. penso che qualunque cittadino di Bergamo possa sentirsi onorato se si sente rivolgere questa domanda.
Senta, parliamo anche un po' di questa amministrazione, visto che da breve è stato approvato il bilancio, ci sono delle novità e volevamo parlare un po' anche di questo, visto che è passato, ha Sì. avuto Beh, devo dire la verità, la 3 giorni passati in consiglio, che questa è un baratura appuntamento lunghissima. annuale che si fa appunto con cadenza appunto periodica, è anche piacevole perché consente che si svolga un confronto anche compiuto, porta idee, e forse anche crea un clima di collaborazione dentro la maggioranza, ma anche tra maggioranza e minoranza, che in altre fasi dell'anno non si registra. Noi quest'anno siamo soddisfatti, siamo stati un po' criticati per aver fatto un bilancio non particolarmente frizzante, ma io la risposta che ho dato, mi sono sentito di dare, soprattutto all'amico Franco Tentorio, ma non solo, è che l'importante è che non ci siano problemi e che siamo sereni. Se c'è serenità, quello è il compito di un bilancio, mettere tutti nelle condizioni di lavorare al meglio. Noi sappiamo di avere qualche problema sulla parte corrente, perché storicamente il bilancio del Comune di Bergamo, ha un disavanzo strutturale. Cioè noi spendiamo più di quanto non incameriamo con le nostre entrate ordinarie e suppliamo con le entrate una tantum. Quest'anno il tema si profila in maniera più evidente, però non tocchiamo minimamente nessuna delle leve fiscali, anche perché comunque il legislatore non ce lo consente, e quindi riusciamo a garantire tutti i servizi e qualcosina in più sulla cultura e sulla coesione sociale senza gravare sulle spalle C'è dei la possibilità di cittadini. questo aumento dell'addizionale Allora, comunale, però vorremmo quello. chiarirlo No, questo. assolutamente. Questa è una domanda che la ringrazio di avermi rivolto perché mi consente di dare una spiegazione. Nella delibera noi abbiamo scritto, siccome il bilancio adesso è triennale sulla base delle nuove norme di contabilità, abbiamo scritto che si renderà necessario, potrebbe renderci necessario un incremento dell'addizionale nei prossimi anni, non quest'anno. È stato indispensabile scriverlo per poter chiudere il bilancio, visto che abbiamo questo squilibrio nella parte corrente. Ma è una cosa che si mette, l'aveva messo anche Franco Tentorio nell'ultimo anno della sua amministrazione, poi noi che siamo venuti dopo non l'abbiamo fatto. Allo stesso modo non lo faremo nemmeno questa volta, utilizzando 3 leve sostanzialmente. La prima, gli oneri di urbanizzazione che possono essere applicati anche alla parte corrente, quindi quello che gli operatori versano quando realizzano delle opere edilizie nel perimetro urbano. Non è un'operazione virtuosa, ma in caso di necessità si fa. Ci sono comunque queste entrate una tantum, mi riferisco in particolare ai dividendi e agli utili delle nostre società partecipate, che anche quest'anno ci hanno dato una bella mano, non escludo che lo facciano anche l'anno prossimo, anche in misura maggiore, ma soprattutto cercheremo di porre una grande attenzione alla spesa. Quindi abbiamo un anno di tempo che ci separa dalle decisioni relative al bilancio dell'anno prossimo. Gli si potrebbero In smussare quest'anno la voce spesa. chiederò a tutti i miei amici che fanno parte come me della Giunta Gori di guardare bene nei loro budget e di individuare quelle voci che possono essere in qualche misura limate o ridimensionate, in modo tale che si raggiunga l'obiettivo senza dover arrivare a una scelta che non mi vede affatto convinto. Senta, non si parla mai, ma dietro questa operazione del bilancio c'è una grande macchina amministrativa molto efficace, molto brava, perché poi so che molti dirigenti della provincia vengono a lezione dai vostri dirigenti. È bene ricordarlo. Quante persone lavorano al bilancio? Beh, al bilancio in quanto tale non glielo so dire, sicuramente sono una sessantina quelli che lavorano nei servizi finanziari, più un'altra quota, una trentina che lavorano ai tributi. Per quanti mesi si lavora su questo? Beh, almeno per 3 mesi, sì, perché poi si parte ovviamente facendo una verifica di quello che è stato e dello stato dell'arte a cui si è giunti. Diciamo che dopo l'assestamento del bilancio precedente, che avviene intorno alla fine di novembre, si è già pronti per mettere in campo il previsionale dell'esercizio successivo. Quindi, fatto quell'adempimento che di fatto cristallizza quasi i dati definitivi dell'anno prima, si arriva a ragionare sull'anno successivo. Si vede appunto qual è l'incremento della spesa possibile rispetto ai servizi in campo e quali sono le entrate disponibili per colmare il gap che sempre si verifica. Sugli investimenti invece lavora l'assessore dei lavori pubblici che stila il piano opere pubbliche e poi a noi spetta ovviamente la partita complessa di come finanziarlo. È un lavoro che procede in maniera parallela e poi si giunge a maturazione tra gennaio e febbraio. Così è stato anche quest'anno. Noi abbiamo un'eccellenza, non solo nella dirigente, la dottoressa Pasini, a cui sono sempre infinitamente grato, e in tutti i suoi collaboratori, ad esempio il dottor Mirandoli, che è responsabile dell'ufficio tributi, ma tutti quelli che ci lavorano hanno un'elevata qualificazione e competenza, ed è vero che tanti comuni anche della nostra provincia, non solo, vengono ad ascoltare
qualche comunicazione, qualche lezione che loro fanno, soprattutto in tema di nuova contabilità, la dottoressa Pasini ha dato un grande contributo anche in genere al territorio sotto questo profilo. Quella materia richiede competenze elevate ed è di particolare complicazione. Glielo dico per esperienza, essendomi avvicinato in punta di piedi ormai 8 anni fa da consigliere comunale ed avendola poi conosciuta direttamente da assessore. Bisogna essere formati, io mi giovo di questo lavoro, me lo trovo di fatto già È uno staff che confezionato. potrebbe benissimo gestire la Grande Bergamo, di fatto. Secondo me sì, ovviamente irrobustito con qualche figura Sì, che naturalmente. andasse ad integrarlo, però sono convinto che potrebbe farlo. Ci sono eccellenze anche in tanti altri comuni, non voglio dire che noi siamo gli Però unici a se lavorare meglio. integrate potrebbero dare una forza Assolutamente sì, quello è un ulteriore. in effetti la gestione associata dei servizi che noi abbiamo messo in campo, che riguarda 4 settori, riguarda per un settore anche i nostri settori, in particolare i tributi, quindi l'accertamento dei tributi omessi, di cui sono stati omessi i Visto che abbiamo versamenti. l'occasione di averla qui con noi, facevo anche qualche domanda sulla sicurezza, visto che lei. So Mi di tocca. queste 87 telecamere, credo che abbiamo una Sì, novantina circa. non vorrei incappare nell'ennesimo annuncio perché poi qualcuno mi tira le orecchie e non ho Non voglia annunciamo, diciamo solo quando arriveranno, se verranno installate adesso l'aggiudicazione nuove. dell'appalto è stata fatta, quindi adesso si tratta di sperare che l'operatore faccia il prima possibile. Dalla Di sua norma, esperienza sono ancora utili questi mezzi, mi assolutamente sì, ma dicessi. le faccio 2 esempi che sono quelli che ho conosciuto e che sono anche recenti. Il primo era quel giovanotto. Diciamo che viveva una situazione di forte disagio, se non ricordo male, della Costa d'Avorio, che ha dato per qualche giorno fuoco alle auto nel quartiere di San Leonardo, in Borgo San Leonardo. Lui è stato riconosciuto dalle immagini registrate dalla nostra telecamera, un agente dei carabinieri che conosceva il territorio, le dinamiche, l'aveva più volte incrociato per varie ragioni, l'ha riconosciuto e sono andati a colpo sicuro. Poi purtroppo l'esito non è stato come l'avremmo sperato, perché comunque è stato sì espulso e allontanato, ma ho l'impressione che l'operazione non si sia compiuta nel miglior modo. L'altro tema è quello del primo furto presso la gioielleria Kurnis del 2015. Anche lì le immagini registrate dalle nostre telecamere hanno consentito di individuare delle particolarità della carrozzeria dell'auto con cui era stata, credo, sfondata la vetrina, e da lì il confronto che le forze dell'ordine hanno imbastito con le altre questure del nord-est ha consentito di individuare il mezzo e poi di identificare chi ne fossero i proprietari e chi stesse attorno a quel veicolo. Quindi sono 2 casi in cui le telecamere hanno sortito effetti concreti. Si dice di un effetto deterrente, quello è difficile da misurare, ma sicuramente c'è. Ma quello che è certo è che danno un grosso contributo sia nel garantire più efficacia e tempestività agli interventi in tempo reale, perché se c'è una telecamera puntata su un evento che sta occorrendo, ad esempio una rissa di Piazzale Alpini dell'estate scorsa, è più facile per chi lo vede capire qual è la situazione e fare un intervento adeguato anche in termini quantitativi e quantitativi Di delle forze sicurezza, sì. necessarie. E poi la cosa molto importante è la funzione investigativa, cioè la prima cosa che gli investigatori fanno è la ricerca di immagini, che siano di telecamere pubbliche, che siano di telecamera possedute da ZTL, che siano telecamere private, circuito chiuso. Ma la prima cosa sono le immagini, non solo perché c'è un tempo di conservazione che non supera i 5 giorni, quindi deve essere un'operazione fatta immediatamente dopo l'evento, ma perché sono ottimi spunti investigativi. Quindi che siano utili è pacifico, che ne debbano essere messi di più altrettanto, ovviamente io tengo d'occhio anche il tema dei costi, perché l'operazione in atto avrà i suoi limiti in termini di tempo, ma noi siamo riusciti a programmare e adesso spero a realizzare a breve un ampliamento del sistema di circa il 20%, più una sostituzione integrale delle telecamere da analogico a digitale, al medesimo costo che abbiamo sostenuto negli anni passati per gestire il sistema esistente. Questo per la disponibilità dell'ATB e perché la negoziazione ha sortito questo effetto. Quindi, dal mio punto di vista, unendo le due funzioni, non posso che essere soddisfatto perché si va verso un sistema più ampio e più sicuro, ma anche a costi Chiudendo le polemiche, modesti. quando vedremo installate queste auto? Spero Una nelle prossime. data? Io penso che ci vorranno almeno 60 giorni. Sì, Quindi ancora un paio di mesi. Bene. realisticamente sì. La ringraziamo per No, essere grazie a stato con voi. noi. Permettetemi solo di Sì. dire che sono molto affezionato a questo giornale, per cui tutti gli eventi che vi possono occorrere, del tipo manifestazioni improprie con mezzi assolutamente inaccettabili da parte di forze politiche che tali non possono essere definite, mi vedono molto molto sensibile, per cui colgo l'occasione per portare la mia personale solidarietà, quella dell'amministrazione, la mia grande
vicinanza e la mia disponibilità a fare qualsiasi cosa possa essere nel vostro interesse. Vabbè, la ringraziamo e la aspettiamo di nuovo in redazione. Grazie a voi. Grazie a tutti.